ucciso dei bambini è innocente, non ha ancora subito le sofferenze della vita. E quindi è un sorriso candido, è veramente felice. Questa è famiglia. Ho scelto di tatuarmela sulla schiena perché in questo modo saranno sempre con me, insomma. Tutti i miei studi mi hanno portato poi ad avere sempre più fiducia in me stesso, nei miei mezzi, nella mia fatica. Mi hanno portato ad aprire partita IVA, a diventare libero professionista del settore informatico e questo mi hanno consentito di trovare lavoro grazie a Cisco presso una multinazionale leader mondiale dell'isolante termico-acustico, si chiama K-Flex. E niente, adesso loro sono il mio cliente principale, pur avendo altri clienti, mi trovo molto bene, presto il mio servizio di sicurezza informatica presso le loro sedi, posso dire i paesi in cui sono stato sia per vacanza che per lavoro sono davvero molti, è veramente il periodo più bello della mia vita, posso dire questo e spero che continui così. L'infanzia è stata non come credo quelle che dovrebbero vivere un bambino tranquillo, no? In una allegra famiglia o quantomeno normale. È stata caratterizzata dalla presenza di un padre violento, un padre che ha condizionato fortemente tutto l'andamento delle nostre vite. Un padre che usava fare violenza su mia madre quando nei periodi in cui non si trovava in carcere, perché lui era una persona oltre che violenta, dedita alla commissione di reati, in particolare rapine, tentati omicidi, estorsioni, furti, e arrivò a collezionare all'incirca 23 anni di carcere. E quindi mio padre non l'ho vissuto neanche molto nella mia infanzia. Posso contare all'incirca un 4-5 anni di vissuto all'interno della famiglia di mio padre, solo che questi 4-5 anni non erano proprio degli anni così felici e allegri, ma appunto caratterizzati da grande violenza nei confronti soprattutto di nostra madre. Lui era infermo di mente al 75%, quindi nella sua mente si formavano spesso delle cose che non esistevano, quindi scaturivano un po', motivavano, tra virgolette, questa violenza nei confronti di nostra madre. Quindi no, non è stata un'infanzia facile, un'infanzia dove appunto fatta di magari felicità, gioie, colori, ma appunto non c'erano foto di famiglia nella mia condizione, e quindi si cercava appunto di arginare semplicemente nei momenti in cui lui non c'era quello che rovinava, diciamo, nel nostro quieto vivere. Ero quasi abituato a percepire quando stava succedendo qualcosa, però quel giorno preciso lo ricordo, pur essendo stato molto piccolo,
perché sentì proprio le botte, i suoni tonfi, che poi erano i pugni sul volto di mia madre, che scoprì uscendo dalla mia stanza e andando ad aprire la porta della loro camera, e gridando riuscì, tra virgolette, a far smettere mio padre di colpire mia madre sulla faccia. E quel giorno lì, appunto, poi mio padre, come fosse nulla accaduto, si andò a lavare le mani e se ne uscì di casa. E mia madre aveva praticamente il volto intriso di sangue, e appunto poi andò dopo una settimana all'ospedale, ma i medici poterono solo constatare che c'era una rottura del setto nasale e insomma si era ormai ricalcificata con una deviazione, no? Quindi si concluse così quell'episodio, che fu uno dei tanti nel corso degli anni. Mia madre, quando penso a lei, penso a un idolo, no? Per quello che ha fatto in tutta la sua vita per noi, perché nonostante alcune scelte magari sbagliate, dettate da fattori che non poteva magari controllare, quando ero piccolo magari facevo fatica a comprendere nostra mamma fuori di casa tutto il giorno, dalle 7 del mattino alle 8 di sera, la sua poca presenza in casa. Facevo fatica a comprendere magari che mio fratello mi doveva cucinare degli hamburger perché mia mamma non riusciva a prepararci la cena, e quindi ero dispiaciuto di questo e c'era malessere in casa per questo. Però poi, crescendo, capisci che questi sacrifici li faceva per crescere figli, no? E anche tutta la forza, insomma, che ha messo per affrontare una persona del genere, che da sola, senza nessun aiuto, se non quelli che poteva chiedere agli assistenti sociali, quindi senza nessun parente, senza nessun amico con il quale potesse confidarsi o chiedere aiuto. Lei è stata ed è tuttora il mio esempio di forza, mia mamma. Lui era uscito dal carcere da pochi giorni, credo, insomma noi l'avevamo visto per la prima volta lì, e ci portò a... no, tornammo a casa e incontrò anche nostra mamma in quel caso. Chiese a nostra mamma di portare noi, quindi usava noi come veicolo per avvicinarsi, poi ritornare in famiglia. Chiese a nostra mamma di portare... passare una giornata con noi, mangiare una pizza, comprarci delle cose. Comprò un po' la nostra fiducia, anche se eravamo sempre molto titubanti nei suoi confronti, perché ormai la sua dinamica era sempre la stessa. E chiese a nostra mamma noi se volessimo andare, quindi abbiamo trascorso questa giornata con nostro padre mentre lei andava a lavorare. E questa giornata ci accontentò di tutto, comprò vestiti, mangiammo in giro, andammo in centro, e poi quando fu l'orario di tornare a casa ci riaccompagnò, ma anziché andarsene come promesso ci accompagnò fino alla porta di casa e disse: guardate, voglio solo parlare con vostra mamma. E noi, mio fratello soprattutto, perché io ero ancora piccolo, cercava di fare resistenza e diceva: però hai promesso che non saresti entrato oggi, che comunque la mamma non ti vuole. Quindi mi fa: no, io le devo parlare assolutamente, fatemi entrare a bere almeno un bicchiere d'acqua. Quindi dal bicchiere d'acqua poi alla fine si è nascosto dietro la porta di camera sua, di mia mamma, e ci disse appunto: quando entra la mamma fate finta che io non ci sono. Quando entra in camera le devo parlare, voi state tranquilli, non succede niente. Effettivamente quella sera non successe nulla, soltanto che quando entrò mia mamma in camera si trovò questo personaggio che uscì da dietro la porta e le tappò la bocca per non farla gridare, quindi si trovò lui in casa e
non era previsto questo in quella giornata. E da quel giorno non se ne andò più. La volta che fu presa in considerazione una delle sue denunce, avevo 10 anni, ricordo bene, e intervennero gli assistenti sociali e le forze dell'ordine con un decreto dove portarono in comunità me, mio fratello e mia mamma in 3 comunità separate e chiesero l'allontanamento di mio padre dalla famiglia. E insomma, il riassunto è che poi alla fine mio padre fu denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce e violenze, mentre io rimasi in comunità 3 anni e mezzo, mio fratello quasi 1 anno, mia mamma 6 mesi. Però non si protegge delle persone lasciando libero la causa e mettendo chiusi quelli che stavano, insomma, subendo. Si fa il contrario di solito, no? Quella paradossale situazione, eravamo tutti rinchiusi, io, mio fratello e mia mamma in 3 comunità differenti, e lui era il mio biglietto di uscita, perché lui era fuori in quel momento. E sono rimasto in quella comunità 18 giorni esattamente, che poi ho deciso di scavalcare un cancello enorme dove mi tagliai anche la gamba con gli spuntoni, e so che è incredibile, però è stato così. Sono fuggito, avevo 10 anni, ho preso un tram che mi ricordava portasse nelle zone dove abitava mio padre con suo cugino, in quartiere Baggio a Milano, e casualmente io mi trovo mio padre su quel tram che si avvicina a me mentre da lontano mi vede incredulo e mi chiede cosa ci facessi lì. Gli avevo detto sono scappato, e da lì insomma mio fratello, che era già scappato invece dalla sua comunità che era in zona Varese qualche settimana prima, insomma, ci siamo poi ritrovati e poi decise di, siccome ci stavano cercando subito a casa di suo cugino, ci portò 2 giorni dopo a Napoli, Secondigliano, a casa di suo padre, non nostro nonno, per nasconderci. Durò poco la nostra fuga perché poi lui lo arrestarono e ci usò poi un po' come scambio, no? Come negoziazione. Noi fummo restituiti da nostro zio a Milano, gli assistenti sociali al comune, e mio padre fu rilasciato agli arresti domiciliari a casa sua. Un po' questo, ci fu questo scambio. In questo caso c'è stata una totale assenza delle istituzioni. Come posso descrivere? Non ci sono stati né amici né nemici, c'è stato proprio il nulla, la dimenticanza, c'è stata la negligenza. Sono queste le cose. Nel nostro caso lo Stato non ha inferito, ha semplicemente lasciato che le cose andassero così senza fare nulla, che magari è peggio. Per me gli ambienti di estrema destra, in particolare gli skinhead, erano dei fratelli, li ritenevo tali. Tra l'altro, ad oggi che non seguo più quelle idee, non frequento più quegli ambienti da anni, è un po' un'illusione, perché poi alla fine questa fratellanza era basata un po' su concetti per i quali non ci si credeva a fondo, comunque se mancava l'ideale nei confronti dell'altra persona non eri più fratello. Però quel tipo di attaccamento, quel tipo di affiatamento, secondo me è il
tipo di vera amicizia che ci dovrebbe essere al giorno d'oggi con una persona normale, senza avere il bisogno di avere un ideale come sottofondo. Mi piaceva molto ed è la cosa che mi ha attirato subito, perché sembrava una vera e propria famiglia, ci si chiamava appunto fratelli. Mi sono avvicinato perché giocavo a pallone, facevo il portiere in una squadra dilettantistica a Milano e attaccante di questa squadra, che era uno molto forte, frequentava questi ambienti già da un paio d'anni. Era molto giovane, aveva la metà, ai tempi avevamo 16 anni e facemmo subito amicizia, perché poi lui era l'attaccante, io ero il portiere, entrambi ruoli focali in una squadra di calcio, no? Entrambi eravamo sempre titolari, insomma c'era un grande affettamento. Quindi mi propose una volta di uscire con loro. Io sapevo ovviamente che ambienti frequentava, con le persone che frequentava e il suo modo di pensare, e sinceramente accettai, e appunto poi conobbi altri ragazzi di quell'ambiente e mi piacerono molto, perché appunto per i motivi che ho raccontato, per la fratellanza, l'attaccamento, prima ancora degli ideali, no? Che poi sinceramente sono arrivati dopo. Questa è la cosa che mi ha attirato. Un'altra cosa che mi ha attirato era un po' anche quell'ambiente, era, l'ho usato anche un po' come canale di sfogo per tutto quello che ho trascorso. Per il trascorso, consideriamo che lì avevo 16 anni, mio padre mancava dalla famiglia da ormai 4 anni, perché fu arrestato. Io uscii dalla comunità da soli 2 anni, quindi da 14 anni sono uscito dalla comunità, sono tornato in famiglia. Mio padre era in carcere da quando io ne avevo 12 per un tentato omicidio e una rapina. Tentato omicidio, tra l'altro, nei confronti di un carabiniere. E lì appunto poi trovai queste persone, quindi mi sono trovato in una situazione dove non avevo quasi amici, perché mi sono dovuto ricostruire tutto il mio background, perché avevo cambiato zona, avevo cambiato scuola, quindi mi ritrovai queste persone che si chiamavano fratelli, ed erano molto affettati, che richiedevano la mia presenza e insomma poi tutta questa rabbia che comunque poi mi è uscita fuori col tempo l'ho incanalata in quell'ambiente che poi chiamava a fare politica, il incontrarsi per strada con quelli dei centri sociali e riempirsi di botte, che poi spesso erano anche coltellate. Quindi ringrazio non so chi, perché non sono credente in Dio, ma credo che ci sia qualcosa comunque di superiore che decida il destino delle persone o che scriva comunque la storia delle persone. Ma ringrazio che in quel periodo di non aver fatto del male a qualcuno in maniera irreparabile, perché ci sono andato veramente molto vicino, ho pagato i miei gesti che ho fatto in quel periodo, però sarebbe veramente potuto andare peggio. Pensavo di fare politica, ma era un po' una lotta fra bande, alla fine era un po' un mio canale di sfogo, e questo mi ha portato in carcere, no? E mi arrestarono in un blitz della Digos di Milano, dove eravamo in 11 coimputati, e l'impatto è stato tosto col carcere, perché è un ambiente veramente, nonostante io l'avevo già assaggiato dalla parte del visitatore, quindi quando andavo a trovare mio padre in sala colloqui dalla parte dei civili, questa volta ci entro dalla parte dei detenuti. Per me era una cosa veramente scioccante entrare in carcere, perché vedi subito
la rudezza di quell'ambiente. Come posso dire, non ci sono le buone maniere lì, quindi quando entri hai il tuo kit di benvenuto, che sono la tua coperta, poi cambia di volta in volta la ciotola, il cucchiaio, e tu vedi queste cose che magari vedi nei film e dici cavolo, sono vere qua, non è solo una questione di film. E il sovraffollamento, le celle strette, il freddo quando è d'inverno, il caldo quando è d'estate, quindi subisci ogni singolo secondo passato in carcere. E arriva il primo contatto, quando sono entrato in carcere a San Vittore, proprio di mio padre, che sembrava che stesse aspettando la sua occasione da anni. Ormai era 8 anni che non ci sentivamo più. Lui si trovava nel carcere di Alessandria, io non sapevo neanche addirittura dove si trovasse più, in quale carcere italiano. E arrivò questa lettera sua, perché apprese la notizia dal Corriere della Sera del mio arresto, e mi ha scritto subito. Mi ha scritto una lettera un po' come quando sapeva ammaliare mia mamma, no? Tutte le volte che usciva dal carcere, con tanti buoni propositi, con tante belle scuse, dicendo che ormai era tanto tempo che non ci sentivamo, che era insomma in carcere, ha avuto tempo di ragionare, di maturare i suoi errori, eccetera. Io non ci avevo creduto a una virgola di quello che mi aveva scritto, se dovevo essere onesto. Però in quel momento mi ha trovato in un momento di necessità, come magari ha potuto trovare mia mamma, quando lei si trovava insomma nei suoi momenti di difficoltà. E ha saputo coglierla questa occasione, mi ha contattato. Io lì in carcere avevo bisogno di una persona fidata, di riferimento, che mi indicasse un po' come funzionasse il carcere, no? Avevo bisogno di un punto di riferimento, perché era per me un ambiente mai navigato, e io avevo un lupo di mare che mi stava scrivendo, un vecchio lupo di galera, come si dice in gergo, no? E quindi presi la penna e gli risposi, gli scrissi ribadendogli i suoi comportamenti errati nei confronti della famiglia, nei confronti di nostra mamma, eccetera. E nelle lettere successive, a patto che lui mi promettesse che non cercasse mai un contatto con mia mamma, io ero d'accordo anche nel continuare riprendere questa relazione con lui, che avevamo interrotto da quando ero entrato in carcere. Quindi così fu, ma non fu insomma un'ottima scelta, no? Capì insomma che tutti quei buoni propositi erano le solite chiacchiere per cercare insomma di riuscire a riavvicinarsi e poi tornare sempre quello che era stato. Quando successivamente uscì dal carcere, fui mandato agli arresti domiciliari, poi potei uscire di nuovo libero, mentre lui fu trasferito alla casa di reclusione di Castelfranco Emilia a Modena. E con mio fratello, che insomma anche lui molto titubante, gli parlai che avevo ripreso i rapporti con nostro padre, che comunque era abbastanza tutto sotto controllo, perché mi sentivo tranquillo nonostante ero molto titubante, perché dicevo in qualsiasi caso fosse la scelta sbagliata, io mi sono promesso e mi sono fatto promettere che deve stare lontano dalla mamma, e nel caso non lo facesse siamo in grado di arginarlo, siamo grandi e grossi adesso, quindi non vedevo il problema. Quindi decidemmo di andarlo a trovare a Castelfranco Emilia a Modena, dopo anni che non lo vedevamo. E già a primo impatto capii subito che insomma non,
Non erano tutti buoni questi suoi propositi. Dopo circa 9 anni che non ci vedevamo, mi salutò con una stretta di mano, in napoletano, che poi era il suo accento, mi disse ciao voglio, mi ricordo, senza neanche un abbraccio, senza neanche... C'è un padre che sta incontrando un figlio dopo 9 anni, credo che sia il minimo, no? Invece lui, totalmente freddo, distaccato. Allora già lì mi diede un po'... mi fece mettere un po' sull'attenti. Poi, durante il nostro colloquio con mio fratello e lui, ci volle raccontare l'episodio che l'ha portato in carcere nel suo ultimo reato, che era una rapina a mano armata in un supermarket, tra l'altro, che fece con suo cugino, e dove poi scaturì addirittura un conflitto a fuoco con i carabinieri. Lui fu colpito a un polmone, al polmone destro, e lui colpì un carabiniere al lingue. Tra l'altro, reato dove lui si dichiarò innocente, quindi lui, fatto questo reato, scappò dopo aver fatto il conflitto a fuoco. Siccome fu raggiunto poi da un'altra macchina dei carabinieri, disse: io non sono stato io a fare quel reato, io ho reagito agli spari perché sono stato sparato dai carabinieri e io avevo con me una pistola, però non ho commesso quella rapina. Chiaramente non gli ha creduto nessuno, l'hanno condannato a 12 anni e 8 mesi. Però questa parte dell'innocente lui l'ha portata fino all'ultimo giorno di carcere, convinto che, insomma, ne traesse qualche beneficio alla fine, quando poi invece stava scontando fino all'ultimo giorno di galera, no? E allora prese a raccontare questo episodio, che fu poi la rapina, e iniziò a parlare a bassa voce, come se lo stesse ascoltando magari il poliziotto dietro lo specchio, che era lì a farsi totalmente i fatti suoi. Comincia a dire: no, sai, queste... Era un lavoro, che poi lo chiamano lavoro nella malavita, come gergo. Tutti i lavori che fanno, come lo spaccio e la rapina, sono come fossero lavori normali. Prese a raccontarci, ci disse: è un lavoro che io facevo in 3 secondi, solo che è andata male perché poi mio cugino ha cominciato ad agitarsi, la cassiera anche, insomma. Da quanto pare ho letto sul giornale, lui non ce l'ha detto in quel momento, addirittura ha aggredito la cassiera per rapinarla. Fa però, insomma, poi è andata così, c'è stata la sparatoria. Vabbè, poi ha concluso dicendo: facciamoci vedere che lavoriamo qua, almeno capiscono che siamo bravi, no? Quindi a me questa ultima frase, un po' il suo approccio iniziale con noi, mi ha fatto accendere un po' la lampadina e capire che, insomma, stava fingendo come fingeva con loro, fingeva anche con noi, no? Quindi da lì io e mio fratello non siamo andati via molto convinti da quel colloquio, insomma. Parte per le violenze in sé nei confronti di una donna, ma a parte per le motivazioni assurde per le quali scaturivano queste violenze, era impossibile veramente schierarsi con questa persona. Ci fu un tentativo in un episodio particolare, che fu, io lo ricordo bene, l'8 marzo del 2007, dove lui, diciamo, ebbe una reazione un po' strana. Perché quel giorno mio fratello decise di regalare delle mimose a mia madre, come faceva del resto ogni anno, perché lei non ha quasi mai avuto un uomo accanto che gliele regalasse, no? Quindi, un po' per non farla sentire sola, mio fratello si sostituiva un po' a quell'uomo che avrebbe dovuto avere, e nelle occasioni principali portava delle mimose. In quell'occasione mio padre mi chiese di accompagnarlo dal medico, tornato da lavoro. Sembrava che volesse semplicemente essere accompagnato, ma poi mi voleva parlare. Mi fece un discorso del tipo che mio fratello non doveva regalare queste mimose a mia mamma, perché ormai era tornato lui e quello era il suo ruolo, quindi avrebbe dovuto regalargliele lui. Quindi, quando è arrivata a casa,
ha portato mio padre le mimose da regalarle, ha visto già un vaso contenente delle mimose, lui per reazione ha buttato le sue. E per introdurmi questo suo ragionamento, quando eravamo nella sala d'attesa del dottore, mi disse: "Non so tuo fratello dove vuole arrivare o dove è già arrivato." Praticamente intendeva, poi facendogli delle domande più specifiche, che mio fratello addirittura avesse una relazione con mia mamma. C'è una cosa che veramente, quando la racconto e quando ci penso, ti viene la pelle d'oca. Quindi assolutamente non potevi mai prenderle parti di un elemento psicopatico, chiamiamolo come vogliamo, del genere. Una volta uscito per la vicenda delle risse nei confronti degli antagonisti, mi ero promesso che le armi d'ora in poi non mi servivano più, no? E ho rotto questo patto con me stesso il giorno in cui mio fratello fece la denuncia a mio padre. E perché in quel momento mio fratello mi telefonò, a dire la verità, quel giorno quando fece la denuncia, prima di farla, chiamandomi dicendo: "Ciao Gigi, ascolta, mi ha raccontato che ha ricevuto questa chiamata. Inizialmente con un numero privato dove non parlava nessuno, poi la chiamata successiva, hanno messo giù la chiamata successiva e è apparso proprio il numero di nostro padre, però rispondendo al telefono era un marocchino che parlava, una persona di nazionalità marocchina. Lo minacciò di morte, gli disse: "Non tornare più a casa, te ne devi andare a vivere da un'altra parte. Quando sei fuori dal lavoro ti sparo, ti tiro sotto con la macchina", insomma, gliene disse un po' di tutti i colori. Sapendo che era una minaccia incaricata da nostro padre, mio fratello lì per lì disse: "Adesso io stasera non so cosa fare, vado a denunciarlo o torniamo a casa e gliene parliamo." Io ho detto: "Guarda, sai che testa c'ha? Se stasera ci presentiamo a casa e gli diciamo: tu hai minacciato mio fratello, o gli dici: tu mi hai minacciato, mi hai fatto minacciare da questo qua", la sua reazione non sappiamo quale sarà. Ho detto: "Sentiti libero di fare come credi, sappi che io ci sono per qualsiasi cosa, quindi non ti fare nessun scrupolo se vuoi affrontare il discorso stasera a casa o se decidi di denunciarlo, no? O di fare entrambi." E poi mi richiamò dopo un paio d'ore, quando si tranquillizza un po', mi fa: "Ascolta, non sembra il caso di cercare di fare alzare ancora di più il polverone", fa, "lo vado a denunciare", e finita lì. E io dissi: "Ok, va bene, allora stasera facciamo finta di nulla. Tu, se vuoi raccontare che hai ricevuto delle chiamate anonime per le quali hai sporto denuncia alla polizia, fallo tranquillamente." Io però quel giorno andai a comprarmi un coltello, perché sinceramente non sapevo poi come sarebbe andata a finire quella sera, quando mio fratello poi magari avrebbe tirato fuori l'argomento. Fortunatamente lui raccontò l'episodio brevemente. Mio padre ebbe il coraggio di reagire dicendo: "Ma tu non devi, quando succedono queste cose me lo devi dire a me", mi fa, "tu non devi andare alla polizia per queste cose qua. Ma che denunciate ai fantasmi", mi ricordo questa frase molto bene, non sapendo che poi la denuncia non era contro ignoti, ma era contro di lui perché il numero era apparso. Quindi già lì avevo un coltello in tasca col quale giravo. Decisi di andarmi a comprare ulteriormente una pistola. Ci fu un episodio in particolare dove decisi il giorno stesso di andarla a comprare, anche se era una cosa che avevo in mente da qualche settimana, perché col coltello addirittura non mi sentivo tranquillo, nonostante io comunque l'avessi già usato contro delle persone. Io contro quella persona non mi sembrava sufficiente, perché poteva avere la stessa arma che avevo io. E
sarebbe andata so come, no? Io dovevo avere la certezza che se mi dovevo difendere o dovevo difendere la mia famiglia, dovevo farcela, non dovevo avere dubbi. E il coltello mi metteva dubbi. Ci fu un giorno dove era uscito un film al cinema, il più famoso serial killer della storia. Il titolo era Halloween, di questo film di Rob Zombie. E una sera andai con la mia ex ragazza, quindi ero in casa mia, stavano cenando mio padre, mio fratello, mia mamma. E dissi: ciao a tutti, vado a vedere il film del serial killer. Ciao ciao, mi salutano e vado via. Il giorno dopo mi cominciarono ad arrivare dei messaggi da mio fratello, che era passato da casa in pausa pranzo e aveva avuto modo di vedere mio padre. E mio padre gli disse qualcosa e mio fratello mi scrisse subito, mi fa: guarda che papà ce l'ha con te. Si è inventato di nuovo oggi, dicevo la sua mente che cosa hai lavorato di nuovo oggi nei miei confronti. No, non lo so, faccela con te, c'ha qualcosa nei tuoi confronti. Ormai ero aperto a qualsiasi tipo di ipotesi, però sinceramente in quel frangente, in quel periodo, non mi ricordavo nulla di aver fatto nulla nei suoi confronti, nemmeno una parola detta magari male. Quindi lui me lo trovai all'uscita del mio lavoro. Quando mi sono avvicinato, mi fa: tu la devi finire, fa, di fare il malandrino. Andavo veramente stranito, gli ho detto: scusa, cosa stai intendendo? Mi fa: no, tu mi fa, cosa hai detto ieri sera? Guarda, non ho detto nulla ieri sera, di la verità. L'unica cosa che ho fatto è andare al cinema. Lui mi fa: cosa hai detto quando sei andato al cinema? Ho detto: vado a vedere il film del serial killer. Mi ricordavo bene perché era l'unica frase che avevo detto in quella serata. Fa: e non hai detto vado in giro a fare il serial killer? Mi sembra che tu hai capito una cosa per un'altra. Mi fa: ma sei proprio sicuro? Ascolta, è uscito l'altro ieri il film di questo serial killer più famoso della storia, quindi sono andato a vedere quello. Vuoi che te lo racconto? Gli dicevo, cioè, poi a quel punto veramente fa: no, posso così, posso così. E fa per andarsene via a piedi. Ho detto: scusa, ma dove stai andando adesso? Fai, vado a casa. Guarda che stiamo andando nello stesso posto. Ho detto: se vuoi salire in macchina, ti faccio vedere anche il manifesto, che era pieno in quel periodo di questo film, che insomma è in giro in tutti i cinema. Allora in macchina con me, silenzio tombale, c'era solo la radio che parlava. Appena incontro un manifesto, io lo faccio notare, gli dico: guarda, non ti dico cazzate, cioè, il film è qua e l'ho visto ieri sera. Mi fa: ma il film lo sei già andato a vedere o lo devi ancora vedere? Ho detto: vabbè, ma allora scusami un attimo, tu a te non ti entra in testa. Io ho detto: facciamo una bella cosa, non mi parlare più, ognuno sta per le sue, perché ho detto tu ormai non si può neanche ragionare più con te. Io ho detto. È stato zitto per quasi tutto il tragitto. Poi a un certo punto apre dalla tasca qua frontale che aveva in questa giacca che si infilava, un coltello aperto a serramanico. E mi fa: ma senti Gigi, napoletano, fa, ho comprato questo. Fa: ma non so come si chiude. E io ho fatto finta di nulla. Io ho preso in mano il coltello, ho detto: guarda, c'è una levetta qua, basta tirarla e la chiudi. Però era una minaccia molto poco velata, del fatto che lui si sia presentato fuori dal posto di lavoro, avendo capito che io dicessi di andare a fare il serial killer con un coltello aperto nella giacca. Cioè, mi sarei immaginato minimamente solo cosa sarebbe potuto accadere se gli avessi risposto: sì, è vero, ho detto quella frase. E quindi lì ho messo un po' insieme tutti i pezzi tra il fatto che era stato scarcerato da poco, il fatto che
la denuncia di mio fratello non aveva funzionato, il fatto che comunque si è presentato sotto il lavoro mio con un coltello aperto, probabilmente pronto anche a usarlo, ho detto qua io voglio stare tranquillo che se succede qualcosa devo intervenire. Quindi chiamai questo mio amico che avevo conosciuto in carcere, col quale mi ero già informato se avrebbe potuto procurarmi o no un'arma, una pistola. Il giorno stesso, con 1000 euro che avevo messo da parte, tra l'altro per pagare l'assicurazione della macchina, andai a comprare questa pistola. Tornato a casa la misi in una giacca che avevo nell'armadio e la lasciai lì. Quantomeno riuscivamo a dormire un po' più sereni, sapendo che, quantomeno io sapevo che qualsiasi cosa fosse successa, avrei potuto difendere. Era arrivata a dei livelli estremi, in casa non si parlava più, mio fratello la sera non veniva più a mangiare, ma andava a mangiare a casa della sua ragazza per passare più tempo possibile lontano dalle minacce, affermazioni di nostro padre. Io ero in malattia a casa da lavoro, perché una domenica tornai da una pizzata con la mia ex ragazza e un amico e la sua ragazza, e avevo la febbre. Quindi questa domenica sera chiamo mio fratello, anche qui pensa che condizione, che clima aveva creato. Io non potevo chiamare mia mamma, perché sennò lui pensava che io avevo un contatto diretto con mia mamma e magari chissà che cosa ci dicevamo. Quindi magari andava a pensare che oltre magari a parlare male di lui, io avevo un rapporto che andava oltre il rapporto del madre e figlio, cioè aveva creato questa condizione invivibile a questo punto che addirittura tu avevi paura di parlare con tua mamma. C'è una cosa. Quindi ho dovuto chiamare mio fratello e dire di alla mamma che io stasera sto a casa della mia ex ragazza perché ho 39 di febbre. Domani mattina, in mattinata, torno a casa. Di dirle che ci penso io a chiamare il dottore, eccetera. Così fece e la mattina mi chiamò mia mamma. Fa, guarda che papà ce l'ha con te, fa, perché dice che tu sapevi che oggi lui sarebbe andato via ad aiutare suo fratello, quindi nostro zio, nei lavori di ristrutturazione della nuova casa, e quindi ti sei messo a posto in malattia così lui non c'era per stare da solo con me. Ho detto, io non ho più, veramente non so più cosa pensare. Io ho detto, allora, facciamo una cosa, facciamo che io torno stasera a casa, non torno adesso, vado dal dottore, faccio tutto quello che devo fare, così faccio arrivare prima lui ed evitiamo che mi trovi da solo con te in casa. Cioè, la cosa già è assurda di per sé dirla, no? E così faccio, no? Quindi mi presento la sera tardi e aprendo la porta mi trovo lui davanti e senza neanche chiedermi niente mi dice: è così che hai la febbre tu? Io dico, guarda, se io ormai utilizzavo anche l'ironia, però, perché era talmente surreale la situazione, gli dissi: guarda, se tu misuri la febbre con la, agitando la mano così, io ho detto, sei un mago, spiegami come riesci a farlo, no? Poi ho salutato mia mamma, ho dato un'occhiata in casa, insomma, per capire il clima. Ho detto, vabbè, ho capito anche oggi com'è la situazione, me ne vado in camera, ci vediamo domani, no? Quindi non avevo neanche mangiato, stavo male. Il giorno dopo uguale, solo che la sera sento una forte discussione in camera e il giorno dopo mia mamma dice: ieri tuo padre mi ha dato uno schiaffo, fa, perché abbiamo litigato e insomma sostiene che tu sei a casa, così così cos'ha. Insomma, lì avevo capito che ormai stavamo arrivando a quel dunque a cui non volevo arrivare e le dissi, le consigliai come ultima spiaggia proprio, le dico: mamma, fammi una cortesia, vai a fare la denuncia alla polizia, cioè almeno
più ne hanno, cioè qualcosa faranno prima o poi. Lei giustamente ha cominciato a dire cosa vado a fare, non fate centinaia, non funzionano, non si risolve nulla. Non l'hanno messo in carcere quando era in affidamento con la denuncia di tuo fratello, che cosa vado a fare adesso? Poi quello mi trova là davanti con la macchina, e come del resto si era accorto che c'era la macchina di mio fratello fuori dal commissariato quando era andato ai suoi tempi. E quindi non è voluto andare, giustamente, ho ben compreso anche perché. Quella sera lì, ancora lui si presenta in casa, mi ricordo, disse: questa sarà una delle tante sere in cui io non mangerò più con voi a tavola. Fu il suo esordio, se ne andò in camera e io, vabbè, continuai a mangiare tranquillamente come facevo sempre. Arrivò il mercoledì 20 febbraio 2008, che fu il giorno fatale, no? Ormai lui arrivò all'ora di cena, senza cenare, se ne andò in camera sua, chiuse la porta a chiave come faceva di solito, mentre io e mio fratello mangiavamo con nostra madre. Poi decidemmo di andare a vedere un film al computer, no? Ed erano circa le 10 di sera. Mentre questo film andava, ricevo una chiamata da nostro zio, suo fratello, fratello di nostro padre. Disse: ma Gigi, ma cosa succede in quella casa? Lui era informato su tutto, perché mia mamma l'aveva già messo al corrente, comunque conosceva la condizione di mio padre, che tipo di persona fosse, eccetera. Ho detto: cosa succede? Lo sai bene. Ho detto: è inutile che sto qua a ripilogarti quello che succede. Ho detto: quindi stai parlando con la persona sbagliata, gli ho detto, consapevole che dietro la porta di camera mia c'era quella lì, dove stava lui. Gli ho detto: vabbè, sto parlando con la persona sbagliata, allora con chi devo parlare? Ho detto: con la persona con cui eri oggi pomeriggio tu. Oppure, non so, se vuoi parlare con mia mamma, che te la rispiego un'altra volta la situazione. Allora passami tua mamma. Allora io scendo le scale, perché no, se è una villetta schiera sui due piani, porto il telefono a mia mamma e lì succede un po' il patatrac, perché mia mamma inizia a sfogarsi pesantemente, gridando il telefono e raccontando un po' tutta la situazione, mentre io torno in camera e lascio la porta però aperta, perché ho detto: a questo punto mi aspetto qualsiasi cosa. Infatti tempo zero sento aprire la chiave della camera di nostro padre ed esce fuori praticamente, ricordo il suo viso rosso, furente, cioè ricordo veramente uno che ha perso veramente la ragione. Ha cominciato a farfugliare minacce nei confronti di mio fratello e nei miei confronti. Nella mano agitava, nella mano destra, un fazzoletto bianco che rimaneva praticamente irrigidito sulla punta. Però ero più intento, devo essere onesto, a guardare il suo viso che le sue mani, no? Avevo visto che agitava qualcosa, ma non si capiva che cosa. Minacciò mio fratello e disse: a te domani fuori dal lavoro faccio vedere io. E a me, siccome avevo appena compiuto 23 anni, a te adesso ti faccio vedere quanto durano i tuoi 23 anni, no? Mi ricordo questa frase. Corse giù dalle scale e andò da mia madre. E lì ho detto: adesso o le fa qualcosa o comunque stasera ci fa qualcosa a tutti quanti. E esausto ormai da quella situazione, che era invivibile da più di un anno e mezzo, ero in pigiama e ho deciso di rivestirmi di corsa e indossare quella giacca che conteneva la pistola che avevo nascosto. E mio fratello sinceramente mi ha visto ormai assente, non ascoltavo più nemmeno le sue parole, e aveva inteso probabilmente che andassi giù con un coltello, perché lui non sapeva della pistola nascosta, perché non l'avevo mai detto a nessuno, perché avevo paura che potesse farsi scappare qualcosa, no? E mio padre ascoltasse. E quindi sono sceso con questa giacca filata,
Mio padre si trovava in cucina e aveva tolto il telefono dalle mani di mia mamma e l'aveva buttato sul tavolo, no? In cucina, non so, stava facendo, si era messo a scaldarsi qualcosa al microonde come se nulla fosse, solo che appena mi ha visto scendere tutto vestito in un attimo, ha cominciato a fissarmi male, no? A dire che intenzione ha questo qua. Mia mamma invece è spaventata da accanto suo, ha cominciato a dire: ma Gigi, fa, ma dove stai andando? Con la voce tremolante che stava morendo di paura. E mi fa: ti è appena passata la febbre, fa, stai a casa. Lei pensava che me ne andassi via, no? Mi fossi rotto le scatole di quella situazione, cambiavo casa. Ha detto: no, no, invece adesso me ne vado, mi sono stufato di questa situazione. Poi ricordo che ho smesso di parlare, ho fatto 2 o 3 volte avanti e indietro tra cucina e salotto, poi senza dire niente ho tirato fuori la pistola e ho cominciato a sparare nei confronti di mio padre. Ho vuotato l'intero caricatore, mi sono fermato solo al suono del ferro dell'otturatore che rimase aperto perché avevo finito i colpi, però sinceramente in quel momento la rabbia era tanta che avessi avuto 50 colpi, no? Non credo che mi sarei fermato fino a finire. E basta, poi scese mio fratello, io chiesi semplicemente di aspettare 5 minuti a chiamare la polizia perché volevo andare a salutare la mia ex ragazza che si trovava a 30 km nella città di Arcore. Mi premeva salutarla e comunque lei, che era al corrente di tutta la situazione, raccontarle quello che è successo di persona. Così feci, presi la macchina, cominciai a correre verso casa sua, la raggiunsi, le dissi di scendere di casa, le raccontai quello che era successo e poi ho ricevuto la chiamata dei carabinieri che mi cercavano e ho detto: guardate, state tranquilli. Ero abbastanza sereno perché era una situazione ormai di stress maturata nel tempo, non è stato un gesto d'impeto scaturito da un'emozione improvvisa, incontrollabile. Era una cosa che veramente lo stress mi ha poi portato a comunque, poi insomma, quella sera in particolare non sapevo se saremmo andati a dormire nel nostro letto, no? Tutti noi, quindi bisognava fare qualcosa e mettere fine a quella situazione. C'era prima di quella sera e quello dopo, tua madre prima e tua madre dopo, tuo fratello prima e tuo fratello. Sono morti tutti. Sono tutti rinati, non morti. Ne è morta uno e ne sono rinati 3. L'unica cosa che posso dire, so che non è magari moralmente accettato dirlo, no? Però con la morte di nostro padre le nostre vite sono cambiate in meglio. La mia soprattutto, quella di mio fratello che ha potuto farsi una famiglia che prima non poteva farsi, è andato a vivere da solo,
con la sua moglie, che ha amato per anni, che ha vissuto anche lei tutta questa situazione. La nostra mamma è tranquilla, può fare la sua vita serena e vivere la sua vecchiaia senza nessuno che le rompe i denti, il naso, eccetera. È un gesto estremo, sì, però necessario, secondo me, in quelle condizioni. Quindi un po' la domanda che mi fanno tutti, se provo pentimenti, rimorsi, non ne ho minimamente, capito? Quindi sono veramente tranquillo con me stesso e felice della vita che ho oggi.